di sinistra, avendo domani tutto il turno della Serie B, Modena che andrebbe sulla colonna di destra, grazie Enzo, ecco, Modena 10, domani giocano praticamente tutte le squadre, quindi Modena in questo momento finirebbe nella colonna di destra. È ancora naturalmente presto per guardare la classifica e tutto il resto. Ah, ecco, questa è quella giornata, esatto, comunque Modena ultimo, colonna di sinistra. E vedevo prima scaldarsi con una certa intensità Gatto, che quindi potrebbe essere l'altro uomo del tridente. Si scaldava anche Nicola Ferrari, che a questo punto potresti piazzare in mezzo all'attacco con Granoce, metti Luppi a sinistra e poi gli butti dei palloni in mezzo. Lì Sì, se la la difesa la partita. blocchi di sicuro da parte loro. Zambelli ci pensa due volte prima di È venire su. questo che Cioè, devi bisogna. fare, Sì, è la cosa principale, poi dopo. Zambelli o Colì, bisogna costringerli a Attargio. preoccuparsi di Nella fase difendere. difensiva. Sì. Nella fase difensiva è chiaro che rischi qualcosa, ma sotto di un gol io credo che sia un rischio calcolato e Assolutamente. direi quasi inevitabile. Considerato anche che col terreno in queste condizioni non è detto, come avevo già accennato prima, che il Brescia riesca a mantenere questo ritmo, questa intensità di gioco, approfittare di un eventuale calo che potrebbero avere anche in mezzo al campo, potrebbe essere con un uomo in più davanti un'occasione per cercare di pungere maggiormente. Tanto sentiamo anche Matteo Migliori che magari ci può dire qualcosa su chi si sta scaldando prima che le squadre entrino in campo. Non abbiamo visto nessuno a livello di Lavagnetta, vedo anche Francesco Jacopino, Frank Jacopino andare dritto verso la panchina, quindi non dovrebbero esserci delle novità. Vedo in campo Nizzetto, il buon Nizzetto che gioca sempre. Matteo! Ciao Matteo! Senti, si riparte con lo stesso 11, nessun cambio a fine primo tempo. Sì, confermo. Tutto come prima. Durante l'intervallo qualcuno hai visto scaldarsi in modo un po' più, diciamo, importante? Hanno iniziato a scaldarsi 5 minuti prima che finisse il primo tempo Gatto e Marsura. La tua idea. Però per ora sono già fermati nuovamente, quindi per Sì. ora niente. Perché l'idea che abbiamo noi è che a questo punto potresti mettere su un giocatore importante sulla sinistra e fermare un pochino Zambelli che sta facendo bello il cattivo Sì, tempo. confermo, l'idea è quella. L'idea è questa. Abbiamo intanto analizzato sia con Andrea Lolli che con Fede Sabatini, insomma, Modena così così nel primo tempo. Ti ringrazio Matteo, ci sentiamo a fine gara. Ok, ciao Ciao, Paolo. grazie. Allora andiamo in pubblicità e poi seguiamo tutto il secondo tempo perché è partita adesso Modena e Brescia con i gialli che devono recuperare. Adesso la pubblicità. Lasciati guidare dai tuoi occhi e vieni all'Ottica di Andrea. Solo qui troverai le montature da vista e da sole delle migliori marche. L'Ottica di Andrea, inoltre, ricerca per te marchi esclusivi e innovativi del settore. Ti propone solo lenti certificate che, unite al continuo aggiornamento professionale, offrono alla clientela soluzioni personalizzate. Occhio non vede, l'Ottica di Andrea provvede. A Castelfranco Emilia, piazza Aldo Moro 1B. Tuo fa l'americano, americano, Il ristorante Pizzeria Il Buffo in via Nonantolana a Modena è il locale giusto per pranzi e cene. In un'atmosfera accogliente gusta le specialità che Enzo dal 1991 propone ai suoi clienti. Provate la bontà della vera pizza al tegamino o in teglia dal sapore unico o godetevi deliziosi antipasti, primi e secondi della inconfondibile cucina napoletana. Ristorante Pizzeria Il Puffo, il locale giusto, al posto giusto. Bar Pasticceria Pamela, conosciuto per le sue colazioni, pranzi e aperitivi davvero gustosi. Possibilità di rinfreschi, catering e forniture di dolci a terzi. Ci trovate in Via Migliesta, Modena. Vi aspettiamo. In via Giovanni XXIII a Carpi trovi Chilometro Zero, l'unica gelateria artigianale biologica certificata della nostra provincia. Assapora il gusto naturale del gelato di tutti i nostri prodotti. La nostra attenzione è rivolta anche a diabetici ed intolleranti al latte. Gelateria Chilometro Zero, nulla è stato escluso, soltanto ciò che non appartiene alla natura. Borsari.
La nostra attività è presente dal 1959. Da alcuni anni abbiamo aderito all'insegna expert e con professionalità cerchiamo di soddisfare al meglio i nostri clienti. Il nostro negozio si trova nel cuore di Spilamberto. Veniteci a trovare. Volevo ringraziarvi e farvi i complimenti per la vostra umanità e per l'amore. In questo momento di immenso dolore, vi ringrazio per la vostra discrezione, cortesia e professionalità. Il posto migliore dove salutare la nostra mamma. Un ringraziamento davvero speciale a tutto il personale di Terra Cielo. Grazie per la sensibilità e la delicatezza con la quale ci avete accolto in questo momento così difficile. Terra Cielo, il posto più bello dove dirsi addio. Tadini e Verza, vendita di abbigliamento da uomo delle migliori marche. Tadini e Verza, dal 1880 l'arte di vestire italiano. Il personale qualificato e l'accogliente negozio ti aspettano. Adesso la pubblicità. Fallo per il Brescia, fallo di Rubi, intanto per cambiare un Matteo Rubin che purtroppo e noi speravamo fosse un uomo in più in questa stagione del Modena, per il momento è un uomo in meno perché sta facendo veramente molto molto male. Punizione per il Brescia, siamo sulla tre quarti. Ivo Iaconi si guarda la sua squadra che non ha fatto nulla di trascendentale. È anche vero che purtroppo la coppiata Rubin-Nizzetto sulla sinistra si è dimostrata non all'altezza. Stavamo parlando anche di Martinelli che in mezzo al campo è davvero molto molto leggero. Osugi e Luppi sulla barriera, palla messa in mezzo, cade a terra un giocatore del Brescia, fa correre Nasca e poi è Luppi che va a fare pressing da solo, sta correndo come un pazzo Luppi, forse anche troppo in certe occasioni perché la squadra non lo accompagna. Fuori gioco del Brescia chiamato da Nasca, siamo al quarto. Sembrano corsi inutili questi qua, però hanno costretto il portiere avversario a fare un lancio senza guardare dove metti la palla. Sempre importante. Vero. Profondità a cercare Willy Osugi, a gioco facile, ecco, di Cesare. Così, stringere i tempi. Buono il Modena con Marzorati che mette un pallone in mezzo, ancora Budel. Tanta roba Budel in mezzo alla difesa del Brescia, un vero e proprio regista arretrato, gioca quasi da libero, staccato dietro i due marcatori. Martinelli è stato rimesso in una difesa a tre dietro. Martinelli sta giocando da terzo di difesa sulla sinistra con Rubin più avanti e Nizzetto secondo me spostato quasi forse in un tridente. Fatto sta che Martinelli in questo momento sta facendo il difensore, ma non mi sembra ne abbia le caratteristiche. Sta facendo il terzo insieme a Mazzarati. Sta facendo il terzo nella difesa a tre. Palla ancora a imbucare il Modena. Passaggio buono dietro da parte di Denis Tonucci. Rinvio lungo comunque, di Carlo Pinsoglio. Per me devo dirvi che io la prima cosa che farei è mettere dentro Ferrari. Per il semplice motivo, ma ti do anche la spiegazione, per il semplice motivo che Granoce fa i movimenti da punta, mentre i movimenti da punta non li fa Luppi. Luppi invece rende moltissimo quando deve correre in profondità in verticale e fare l'uno contro uno, perché lo mette in difficoltà. In questo caso Luppi non ha le esatte dimensioni e i movimenti da punta centrale, no. E va in difficoltà, mentre che Ferrari secondo me sarebbe quello che in questo momento qua darebbe più equilibrio anche davanti. Ferrari entra al 15° esatto del secondo tempo, Ferrari per me è in campo. Buona questa non palla. Prima. Buono, esatto, disimpegno dei gialli, la palla per Davide Luppi, l'appoggio sulla destra, sale e il Modena, ottimo lo scambio, Calapai che cerca di entrare in area, non ci riesce. Comunque buono. Bene però, Calapai che ha spinto bene sulla destra, la rimessa non è per il Modena ma per il Brescia. Ci fanno rivedere un episodio precedente dove Luppi ha rischiato qualcosina, l'arbitro non ha fischiato. Bene così, appoggio sbagliato di Denis Tonucci, non un esordio, scusate, era Andrea Schiavone in questo caso, ha sbagliato un pallone anche lui e ci può anche stare. Sky col Modena c'ha qualche problema perché vedo che una piccola cosa che dalla squadra avversaria la notano e la rimarcano e la fanno vedere, quando c'è qualcosa per il Modena
Io non lo so, ecco, intanto Colì che sta facendo un'ottima gara dalla sua parte, Ruben Oliveira, palla dentro per Caracciolo, splendida azione, ma ancora Carlo Pinsoglio. Ma che parata. Salvato. Che parata di Pinsoglio. Salvato, miracolo, miracolo, miracolo. Direi che la parata di Pinsoglio e la faccia di mister Iaconi la dice tutta, cioè aveva già visto, aveva già assaporato il raddoppio, qui c'è un grande lavoro di Oliveira. Molto fortunato però. Però non era curatore. Sì. Non male comunque, Oliveira in mezzo. E qui Caracciolo la mette bene, di piede questa volta Pinsoglio, il secondo miracolo quotidiano, di solito ne fa uno per gara, questa volta ne ha fatti due. Zambelli la mette in mezzo, perfetta, arriva da dietro Caracciolo, per fortuna che è arrivato Tonucci. È Brescia che si riversa in avanti e sembra voler chiudere la gara, sembra voler chiudere la gara la squadra di Iaconi. 24-20 Cina nel secondo set delle mondiali di volley, 24-20 la Cina sta andando con 4 set point verso il 2-0 intanto. Brescia in avanti, sulla destra, ancora Zambelli, ad avanti Nizzetto, mamma mia Nizzetto. Zambelli che la mette lunga, perfetto Pinsoglio, togliete Nizzetto, qualcuno faccia qualcosa. Veramente c'è qualcosa di imbarazzante, adesso con tutto il bene per il ragazzo, però insomma c'è qualcosa che tocca, non si può avere una superiorità. Zambelli è un buon giocatore, però Nizzetto e Rubin veramente non riescono a contenere. Per palla ci devi andare dietro. Non riescono mai a contenere una giocata. Mai, non riescono mai a contenere una giocata. Intanto quando sentite la voce è il nostro Enrico Pifferi che non si contiene neanche lui, come Zambelli. Rubin non prende un pallone, non prende un pallone neanche a pagarlo, li sbaglia tutti Rubin. Oggi purtroppo Rubin questa volta il voto glielo diamo, perché fino alla settima siamo stati buoni e avrebbe sempre preso quel 4,5, oggi glielo spariamo, anche perché insomma quando ci sono dei giocatori giovani ed è lui il peggiore, insomma io non lo so, però dai Tom, cioè, non si guarda. Ma solitamente quando, voglio dire, il giocatore è arrivato in un momento magari possiamo dire che non ha fatto la preparazione, possiamo dire che magari è in ritardo di condizione, lui fa poi della sua fisicità e della sua corsa la sua caratteristica principale, se non ce l'ha per forza è un giocatore mediocre. Io sono dell'idea che quando tu sei in una situazione del genere devi fare il compitino, nel senso non devi voler strafare, tu preoccupati di difendere. Preoccupati di fare le cose base, di non sbagliare l'ABC, perché se te vuoi strafare, se te vuoi andare a fare gol, il cross, vuoi arrivare sul fondo, poi arrivi per forza di cose a sbagliare anche le cose più semplici ed è quello che oggi sta facendo. Io sono convinto che sia un giocatore che ha delle qualità e spero, mi auguro che verranno fuori, però in questo momento si vede che non è supportato dal suo fisico. Adesso però Tommaso, io credo che sia il momento di intervenire con dei cambi. Sì, siamo già al decimo, Siamo già al decimo minuto. È ora. Cioè, Nizzetto, scusami, sì, per vai. Schiavone, vai pure Luca. No, volevo dire, non si può dare al Brescia l'illusione di poter raddoppiare. Cioè, il Brescia che prende campo non è questo il momento. No. Per cui necessariamente, io credo, dicevamo prima, lo sto guardando anche adesso, Martinelli abbia già esaurito il suo compito. Martinelli non è terzo a sinistra nella difesa. Ma che sia tipo l'ora di Salifu, non pensate che lì in mezzo possa recuperare qualche pallone e cercare di accorciare sull'attacco? Secondo me Salifu a fare numero insieme a Manfrin. Per me entrambi sono lì a fare il numero. Rischia Ferrari. Rischia Ferrari che era col gruppo, ma non rischia secondo me Salifu e Manfrin. Adesso questa è una buona palla. Rischierebbe troppo forse. Nizzetto, chissà che non faccia qualcosa di buono. Va via Luca Nizzetto, via. La mette in mezzo a cercare Osugi. La palla andava messa lì effettivamente. Nizzetto molto brio in questo momento per Nizzetto. La palla per Lupo Luppi in area. Va via Luppi e poi... Sì, bravo! Rigore nettissimo Rubin. Di Maidat, rigore e ammonizione per Maidat. E cioè io non capisco. Davide Luppi quando prende la palla, rigore però su Rubin. Io in questo caso farei la sventagliata. E quindi bravo Rubin, l'avevamo detto noi che eri in crescita. In questo caso farei la sventagliata se fossi in Nasca di Bari, così cartellino giallo completo. Perché guardiamo, non si può... Non si può intervenire su un discorso del genere, dai. Come lo vedi questo rigore? Dai, è netto, dam.
Beh, di fatto è netto, rigore, netto, vedi che entra sulla gamba, che gliela ferma. Gliela ferma. Parte che secondo me cosa deve fare? Io non lo so. Ha dato rigore, cosa volevi, Enrico? Cosa peggio di così? Allora, Granocce contro Arcario. Dopo ti dico cosa ha fatto Rubin in quell'azione lì, Granocce parte con il suo destro, il diavolo, tiro! Gol! Pensavo l'avesse parata Arcari. Ma, difatti, mi dice anche Enzo, sembrava, secondo me, Arcari, gol di Granocce, terzo gol in stagione, bravo il diavolo. Io, sinceramente, ero convinto che l'avesse parata. Ma dove guardavi? Adesso lo riguardiamo, Enrico, perché secondo me il puntalone che dicevi prima, secondo me tu... dato dentro anche tu, perché l'abbia toccato, può averla toccata la palla. Io, cioè, adesso io sono contento che Modena abbia pareggiato. Parte Granocce, c'è una cosa strana, che il pallone cambia completamente direzione nel momento in cui l'ha toccato il portiere. No, ma scusate, io sto parlando del fallo da rigore. C'è qualcosa che non torna dalle immagini, perché la palla sai prende che una serie le immagini che Rubin ci butta. Non voglio dire questo, però la palla è entrato dopo. Chi ci segue da casa, posso andare via? No, chi segue da casa, deve pensare che il pallone, se mettiamo in discussione questo rigore, io vado via. Al di là della moviola, che non, le immagini non dico sono chiarissime. Bravo. Adesso facciamo l'altro, dai. Enzo, hai del Tabor? Ecco, perché quando c'è la pubblicità lo prendiamo per Enrico, perché lo mettiamo un po'. Dai, allora, facciamo l'altro. No, prendine pure. Enzo, vai, prendilo pure subito, che tra poco ne hai pubblicità. No, il discorso è questo. In diretta, rigore, lo do subito. Come arbitro lo do subito, il rigore. Se riguardo la moviola, per me Rubin si butta dopo. No, io ho visto soltanto il piede del giocatore avversario che va sul piede destro di Rubin. Rigore io è non quando vedo arbitro. Altro. Quando arbitra... E noi, tra l'altro, che siamo della scuola di Bosco, diciamo che rigore è quando arbitro fischia. E quindi, bravo Rubin, e va bene così. E qua, lasciatemelo dire, l'abbiamo criticato, però la volta che è andato su, ha recuperato questo pallone, che ci sia intanto, o che non ci sia rigore. Diciamo che intanto è stato c'è un'entrata, guarda Marzorati com'è. Merito di Lupi, mamma mia. Marzorati qua ha rischiato tantissimo. Sì, anche perché già giallo per giallo. Già ammonito, Marzorati. Io dico che Lupi ha fatto ancora un gran lavoro lì. Assolutamente. Sì, bravo, bravissimo Lupi. Stasera è migliore. Sì. Bravo del Modena, ma di una spanna abbondante sopra gli altri. Sai cosa? Bella la palla! Il pallone, mamma mia! Fuori gioco. C'era Rubin davanti al portiere. Ragazzi, l'ha messa davanti. Sai cosa dicevo io ai miei attaccanti? Allora, guardiamo un attimo qui cosa succede. Palla in profondità. Granocce la spizza. Benissimo. Ha tirato un calcio. Sta giocando col 3-5-2 con Rubin spostato in avanti. In questo momento, giocando a tre dietro, Rubin non deve proteggere col 4-4-2, quindi può permettersi di coprire meno, perché c'è Nizzetto che va a coprire per lui. In questo momento, come dicevi tu, Tom, Rubin può dare per quello che ha, cioè può permettersi di non tornare, e quindi sta giocando bene. È da dire. Prima che non era in condizioni proprio fisiche. Se non ne ha da correre dietro, non ne ha neanche da correre davanti. Ma sai, molte volte quando sei un terzino e tendi a spingere, devi avere la forza. C'è anche da dire, adesso aspettiamo di che battano questo grado, c'è anche da dire che ho l'impressione che quello che ci aspettavamo, cioè che il Brescia un attimo calmato, non poteva continuare. Ecco, attenzione, palla in mezzo, rimane lì, la mette fuori il Modena, c'è un fallo in mezzo all'area, rimane a terra un giocatore dei gialli, Luppi, trova un fallo, bravo Davide Luppi. L'impressione è che quando ha la palla Luppi si giochi con una velocità diversa, molto semplicemente. No, cioè lui grinta, ha una velocità di base al momento rispetto agli altri che è nettamente superiore. È come se questo avesse fatto fallo. Una preparazione sul breve invece che sul fondo, insomma. Dunque, Paolo, questa è anche la dimostrazione che il calcio italiano è strano. Se voi pensate che l'anno scorso Luppi era in Serie D... Sì. Voi ditemi cosa c'è di sbagliato nel calcio italiano. Attenzione, Davide Luppi al limite, ancora Luppi, tiene lì il pallone, ottimo tocco dietro per Nizzetto, che non va via l'uomo come da copione, e gli hanno detto non andare mica via l'uomo, Nizzetto non andare via l'uomo.
Guarda Lupi anche stavolta, che palla. Lupi che sta spaccando in due la difesa del Brescia in questo momento, davvero. Palla per Granoce, colpo di tacco. Davide Lupi al limite, la tiene lì, non la perde mai, Lupi, la tiene lì, però magari se riesce via ad appoggiarsi. Fischia gli anche un fallo, bravo, se Rubin. Vuoi. Bravo Rubin, buono l'appoggio per Nizzetto, Modena che ha cambiato marcia, cosa vuol dire trovare il gol? Giro palla di secondo Martinelli, me, il Brescia male. È anche molto calato fisicamente, sì, si vede detto che nel primo tempo hanno veramente mamma tirato. No, mamma mia che paura. No così, no Marzorati così, la deve buttare fuori che... Si è trovato in una situazione un po' difficile, anzi la Calapai. Non così, abbiamo buttato no, via bisogna, una palla. Bisogna che con tranquillità che il Modena cerchi il giro palla con Schiavone in mezzo, cioè lui anche tocchi brevi, tocchi elementari, roba pulita, cioè in questo momento siamo al 18° del secondo tempo, c'è ancora tanta strada davanti, quindi non è il caso di affrettare i tempi. Il Modena è riuscito a rientrare in partita con pieno merito, al di là del rigore che c'è, però il Modena merita questo pareggio perché già nella seconda parte del primo tempo. Adesso bisogna giocarsela con un attimino di calma e di tranquillità. Brescia in avanti, con Nescaglia la palla sulla sinistra per Colì, che è un treno da quella parte, ottimo giocatore Colì. C'è un cambio, Benali al posto di Maidat. Sì, al posto, no, 17, sì, 18 sì. Maidat. Guarda sì. Se non somiglia mica a Raika. Sì, ci assomiglia molto. Sì, beh, anche i ricciolini alla Raika prima maniera, è vero. Ci avrà spinto un po' su, via. Dentro per Maidat, che esce a capochino, non l'ha presa benissimo la sostituzione. Azzurro avanti 6-4 nel... Terzo set nel frattempo ai mondiali di volley, palla messa in mezzo, Modena che può ripartire, attenzione che rischio di Osugi, poi recupera, bravo Willy, palla in avanti per Granoce, Granoce a metà campo, c'è Nizzetto sulla sinistra, spinge Nizzetto, taglia Davide Lupi, gliela doveva dare subito! Gliela doveva dare subito. Ma che subito? Doveva darlo solo alta! Sì, la dai bassa. C'era anche Lupi secondo che si era proposto taglio bene. Poteva dargliela no, subito. Che brutta palla. Comunque era quello che non doveva fare. Sì, ha fatto quello che non doveva fare. L'ha fatto bene però quello lì, Quello che per non Benali, doveva fare l'ha fatto bene. A centrocampo. Viene avanti Caracciolo. Prova un campanile, mette fuori Tonucci, Rubin, Martinelli. Si è ritrovato il giocatore della Samp in questo secondo tempo, ancora Davide Lupi, ancora Davide Lupi, tre marce in più rispetto all'altro, ancora Lupi, fallo, daglielo il fallo, daccelo. E poi va a cercarlo addirittura quel maialino di Di Cesare, che è quel giocatore che ha spaccato una gamba a Baldanzeddu alla prima di campionato, se non sbaglio. Schiavone, via che riparte il Modena, bravo Andrea, tiene lì il pallone, Osugi, c'è Granoce che aspetta il pallone, è un po' in debito anche lui di ossigeno, ha corso tanto, Rubin sulla sinistra, bravo Matteo, rientra, cambiato marcia anche Rubin, cosa vuol dire una giocata, entra Ferrari, no, entra Nardini, si sta preparando Nardini, la palla sulla sinistra per Pablo Granoce contro Di Cesare, va via, sinistra, Granoce, fallo laterale, ci sarà il cambio? C'è il cambio, entra Nardini, guardiamo chi esce, potrebbe uscire Nizzetto, potrebbe uscire Osugi, esce Osugi, Willy Osugi, aveva dato ha dato quello che poteva, ha venduto tutto, sì, per me prestazione positiva, 6,5, positivo, sì. Bravo. Bravo Willy, perché si adatta a tutti i ruoli da sempre al massimo, questo è un giocatore che... Adesso tra Lupi e Nardini vorrei vedere quando puntano. Andare dentro. Lupi comunque... Perché loro puntano sia coi piedi, col ginocchio che con la testa, loro si entrano dappertutto, così. È vero. La classe operaia, bravo. Lupi, colpo di tacco questa volta, cercare l'angolo, non lo trova, poi ritorna sul pallone. Per Granoce, bravo. Calcio d'angolo. Pallo? No, perché? Lupi è dappertutto. Perché non è... Attenzione, Ciccio Sodigna. Questo è che a boia ci fa giocare Ma Ciccio Sodigna. Però ha detto che si è messo a dieta. Al posto di Oliveira, era meglio stare forse in panchina, Sodigna, perché questo è uno che è vero che ha la pancia e tutto il resto, insomma... Sodigna, se fosse 7-8 kg in meno, non giocherebbe in Serie B. È un grandissimo giocatore. Sodigna è uno che... Anche due belle spalle...
quello che riesce a fare Sodigna con quel sui 90 kg, credo che sia. Ma anche di 80, no, adesso bassino, è rientrato dopo l'estate sopra il quintale. Quindi, dai, pressalo lì lo stesso. Sodigna comunque adesso affianca Caracciolo là davanti, bello il 5 tra Granoce e Budel, Granoce che è un giocatore oggettivamente... È un giocatore, Sì, un giocatore splendido, nel senso vedi che fare non pressing, si lamenta mai, picchia, che anche loro sbagliano, e via bravi, che vanno. Così. Intanto il Modena stringere. Ha fatto il primo cambio con Nardini al posto di Osugi. Palla a centrocampo, Martinelli esce fuori tempo, Sodigna che comincia a far vedere le sue movenze brasileire. Martinelli, Colì, giro palla in mezzo, Benali, buono Rubin che adesso può ripartire, via Matteo Rubin, bravo, ha cambiato marcia Rubin, e cosa vuol dire la testa, l'ho già detto tre volte ma incredibile. Ripetilo. Cosa vuol dire la testa. Ripetilo che andiamo bene. Cosa vuol dire la testa, Nizzetto per Schiavone. Ancora Rubin, non se n'è accorto. Bella palla, Palla. Questa è una gran palla di Rubin, ma Granocci gli ha dato le spalle. Cioè, si era andato dall'altra parte. Ragazzi, Granocci è in debito da 10 minuti. E adesso ci sarà il cambio, secondo me, Ferrari-Granocci. Può darsi. Per me c'è cambio Ferrari-Granocci. Buono intervento di Martinelli. Approfittiamo, Enzo, per questo fallo laterale per andare in pubblicità e poi seguiamo gli ultimi 20 minuti di Modena-Brescia. E adesso la pubblicità. Lasciati guidare dai tuoi occhi e vieni all'Ottica di Andrea. Solo qui troverai le montature da vista e da sole delle migliori marche. L'Ottica di Andrea, inoltre, ricerca per te marchi esclusivi e innovativi del settore. Ti propone solo lenti certificate che, unite al continuo aggiornamento professionale, offrono alla clientela soluzioni personalizzate. Occhio non vede, l'Ottica di Andrea provvede. A Castelfranco Emilia, piazza Aldo Moro 1B. Tuo palo americano. Il ristorante pizzeria Il Buffo in via Nonantolana a Modena è il locale giusto per pranzi e cene. In un'atmosfera accogliente gusta le specialità che Enzo dal 1991 propone ai suoi clienti. Provate la bontà della vera pizza al tegamino o in teglia dal sapore unico o godetevi deliziosi antipasti, primi e secondi della inconfondibile cucina napoletana. Ristorante pizzeria Il Puffo, il locale giusto, al posto giusto. Bar Pasticceria Pamela, conosciuto per le sue colazioni, pranzi e aperitivi davvero gustosi. Possibilità di rinfreschi, catering e forniture di dolci a terzi. Ci trovate in via Migliesta, Modena. Vi aspettiamo. In via Giovanni XXIII a Carpi trovi Chilometro Zero, l'unica gelateria artigianale biologica certificata della nostra provincia. Assapora il gusto naturale del gelato di tutti i nostri prodotti. La nostra attenzione è rivolta anche a diabetici ed intolleranti al latte. Gelateria Chilometro Zero, nulla è stato escluso, soltanto ciò che non appartiene alla natura. Borsari. La nostra attività è presente dal 1959. Da alcuni anni abbiamo aderito all'insegna expert e con professionalità cerchiamo di soddisfare al meglio i nostri clienti. Il nostro negozio si trova nel cuore di Spilamberto. Veniteci a trovare. Volevo ringraziarvi e farvi i complimenti per la vostra umanità e per l'amore. In questo momento di immenso dolore, vi ringrazio per la vostra discrezione, cortesia e professionalità. Il posto migliore dove salutare la nostra mamma. Un ringraziamento davvero speciale a tutto il personale di Terra Cielo. Grazie per la sensibilità e la delicatezza con la quale ci avete accolto in questo momento così difficile. Terra Cielo, il posto più bello dove dirsi addio. Tadini e Verza, vendita di abbigliamento da uomo delle migliori marche. Tadini e Verza, dal 1880 l'arte di vestire italiano. Il personale qualificato e l'accogliente negozio ti aspettano. Adesso la pubblicità. Ancora il Modena che sta cercando di portare a casa il bottino pieno con il Brescia. È entrato anche Ricky Nardini, tocca qui uno dei suoi primi palloni, Riccardo Nardini. Intanto fischia Nasca a favore del Modena.
fallo di Benali, 14-11 le ragazze del volley contro la Cina, fallo abbastanza netto, guardiamo se Novellino si muove, io avevo detto al trentesimo entra Ferrari, vediamo, perché a questo punto potrebbe anche tenere Granoccia in campo e provarci così Novellino. È chiaro che in questo momento il Modena ha qualcosa in più del Brescia, ha qualcosa in più il Modena del Brescia, ha in particolare quel Davide Lupi lì davanti che sta facendo diventare matta la difesa del Brescia, la spizzata di Lupi per Granoce, ottimo l'anticipo dei difensori di Di Cesare che pensava di avere il gioco facile, ma Granoce non molla mai, questo è veramente l'uomo che, come dice Carlo Ventura, sostiene tutte le pene di questo mondo solo dallo sguardo, davvero non molla mai. Lupi che tiene lì il pallone, ottimo anche questa giocata di Nizzetto. Rubin mette dentro il pallone, non arriva nessuno. Calapai, ha avuto un po' di mestiere, Calapai lì si inseriva in mezzo all'area. Calapai, bravo Luca, mette in mezzo un pallone. No, ha fatto meglio questo cross, ma va bene così. Irrefrenabile Enrico. Enricone, com'è Enricone? Buoni, state buoni. Ci si prova, siamo al 28esimo. Secondo me tra due minuti entra anche Nick Dinamite Ferrari. Secondo me si sta scaldando, vediamo Ancora Brescia, Bentivoglio. La palla per Sodigna, Scodella, mamma mia cosa combina qui. Oh, buono. Il buon Tonucci può uscire tranquillo, Carletto Pinsoglio, Lupi, qua si cercava il cost to cost. Colì, ottimo giocatore, eccoli, bel giocatore questo. Palla in mezzo, ancora per Sodigna, con i piedi fa quello che gli pare Sodigna, ti porta a spasso alla grande. Lo scarico per Benali in profondità verso nessuno, il Brescia è calato in modo incredibile nel secondo tempo. Ci sono 17 minuti più recupero, sono 17 minuti nei quali il Modena deve cercare di portare a casa il bottino pieno. Pinsoglio, lancio lungo in profondità, cercare una spizzata, non la trova Lupi perché interviene bene Budel, però c'è Andrea Schiavone sulla palla, cambio di campo male perché trova Novellino invece che Granoce. No, intanto. Si muove qualcosa sulla panchina del Modena, non gli devi battere le mani, l'ha sbagliata. Si muove qualcosa perché Russo va a chiamare qualcuno dalla panchina, vediamo se si alza il numero 9 che sarebbe Ferrari. Si gira Novellino, non lo so. Intanto continua Scaglia sulla sinistra, lo rincorre Nardini per tutto il campo, su di lui Nardo, scarico dietro di Scaglia, ancora Percoli di destro, brutto pallone, Sodigna lo tiene lì e poi ancora un grande Andrea Schiavone, la palla per Matteo, punta Rubin, stanco Rubin. piuttosto cotto in questa azione. Però se sei stanco fermati e giocala. Ha provato qualcosa di più. Sodigna non sbaglia mai da fermo, Sodigna ha due piedi d'oro questo ragazzo. Caracciolo, punta Martinelli, la palla messa in mezzo, bravo Denis Tonucci a chiudere tutto, ma è ancora Colì di sinistro, la mette in mezzo ancora Tonucci che è entrato nel vivo della gara e l'ha fatto nel momento più importante. Uno scambio, palla per Carlo Pinsoglio. D'altra parte, il difensore, se lo fai lavorare spesso, diventa determinante. Attenzione perché ci sono crampi per Tonucci, che è un giocatore che abbiamo risolviamo. Certo. Non ci sono più uno dopo, non ne posso più giocare. Secondo me sta pensando ai cambi, Novellino, che ha cambiato Susi con Nardini. E se Tonucci ha i crampi, lui dopo comunque un altro cambio ce l'avrebbe. E quindi per me ha fermato il cambio che stava facendo perché ha capito che c'era qualcosina che non andava dietro, perché ha fatto proprio il segno girato, dell'uno. Sì, lui evidentemente aveva già deciso di fare il cambio, e poi ha visto, vedendo Tonucci aspettato. Così è chiaro che adesso aspetterà un attimo per cercare di capire. Oppala! Avanti con Matteo Rubin, da questi per Lupi, ancora per Rubin che deve fare giro palle e fermarsi, bravo Matteo. La palla è per Lupi, da questi per Andrea Schiavone, Rubin non ne ha più, è fermo con le mani sui fianchi. Calapai, giro palla, Schiavone prova l'imbucata, anzi no, ancora si appoggia su Nizzetto. Giusto. Nizzetto ancora per Rubin cerca in profondità Lupi, Rubin in questo momento non ne ha più neanche a pagare. Calcio d'angolo? No. Sì, calcio no, non gliel'ha dato. Sì o no? No.
No, sembrava l'avesse dato, invece no, invece niente, niente da fare. 31esimo, 32. In questo momento mi sembra di vedere un Modena comunque, Tommaso, che è un'altra cosa rispetto al primo tempo. Il gol galvanizza, psicologicamente la partita è passata dalla nostra parte, il Brescia mi sembra poca cosa, io se fossi Novellino proverei a vincerlo, sono sincero, sì. Ma non lo dico da tifoso, lo dico davvero da tecnico che non si accontenta del punto per quello che si è visto oggi in campo, secondo me potresti provarci, loro mi sembrano poca cosa davanti, mi sembra molto stanchi in mezzo, io metterei un uomo in più in zona offensiva. Il problema è che lui, Novellino, secondo me ha molto paura dei problemi che potrebbero venire fuori. Bella con il cambio questa. Nardini può puntare dentro, Nardini se la mette sul sinistro, sbaglia l'appoggio, bravo Lupo. Luppi, ancora Davide Luppi, nettamente migliore in campo in questo Modena, bravissimo Davide Luppi, ha propiziato il calcio di rigore, è andato via tutte le volte all'uomo. Con questa partita Davide Luppi si è consacrato al momento al Braglia. Per consacrarlo del tutto mancherebbe una cosina. Un gollettino. Attenzione, l'ha detto Pifferi, eh. Un quando gollettino. Lo dice Enrico, attenzione. Un gollettino. Attenzione. Palla giocata dal Modena. Scarico su Andrea Schiavone, che può cercare Matteo Rubin sulla sinistra. Vuole la palla Rubin, è pronto. Dinamite Ferrari. Sta andando verso il centro del campo per il cambio. Nardini, che gioca sulla destra. Schiavone. Giro palla, Granoce, Granoce la tiene ancora lì e poi va in mezzo, il pallone deviato male, prova Rubin, rimpallato la palla, rimane lì forcing dei gialli con Schiavone, rimane lì il Modena, rimane lì, c'è Nizzetto, nettamente cresciuto anche lui nel secondo tempo, la palla è per Granoce, la sponda di testa, il tiro deviato, il tiro, però ha dato fuori gioco l'arbitro, Nardini. Il tiro di Nardini, se non viene deviato. Se fa gol Nardini così, però buttiamo per aria tutto. Tra l'altro deviato, fuori gioco che c'era, sì, di Granoce, gli erano deviato perché il tiro era perfetto. Era perfetto il tiro del Nardo, era perfetto il tiro di Nardini. 19-16 il ragazzo del volley, 19-17 adesso, è pronto Ferrari. Un po' di stretching, perché Novellino lo tiene lì, gli dice ne fai 10 di minuti, mica 11. Poi fai anche 100 esatto, flessioni. Poi fai qualche flessione. Vanizzetto a spingere, tiene bene il pallone in campo, anzi no. È uscita la palla. Lo spirito oggi del Modena è encomiabile. Credo che si siano comprati tutti bene a livello di atteggiamento, almeno fino a questo momento. Bravo, sì. Stanno veramente, nessuno sta tirando dietro la gamba, stanno provando anzi, tutti. Anzi, chi ha veramente buttato per il momento, poi aspettiamo la fine, però quando si dice buttare il cuore oltre l'ostacolo è quello che ha fatto il Modena. Martinelli, che ha giocato tutto il secondo tempo da terzo di sinistra. E devo dire bene Paolo, bravo, diciamolo, cioè sì, così bravo, come bravo. Non ci aveva convinto in pieno, ma ripeto, secondo me non per demerito suo nel primo tempo, in questa posizione forse ha trovato i suoi punti di riferimento. Comunque dall'impressione che in mezzo al campo fosse fuori luogo. È anche vero che questi 35 minuti del secondo tempo del Brescia sono poca cosa, diciamo. Sì. Si è calato molto il Brescia e intanto sbagliano Rubin, anche cose fondamentali, banali. Rubin, bravo, fallo Paolo. Bravissimo Pablo Granoce, quando è ora di trovare il fallo lo trova. Si sogna anche un po' di poteva riposo. Anche ammonire qua. Sì. Intanto fa passare il tempo Granoce con un fallo, l'ha cercato lui, dai. L'ha cercato. Bene così, cambio nelle Brescia, entra Morosini. Queste sono soluzioni tattiche. Esce Colì, Morosini ed esce Colì. Mentre non vediamo Nicola Ferrari, che per il momento rimane dov'è. Anche questo è una tosata che di quelle mamma che... Mamma mia, sembra una tosata veramente imbarazzante, è vero. Avevo fatto caso anch'io, pensavo di cercare il parrucchino. Entra un altro giovane, che è Morosini. Altro... Sì. Ragazzino esce applaudito Colì veramente. Sì. Nicola Ferrari a forza di scaldarsi potrebbe prendere fuoco. Intanto sei lì che fa riscaldamento, ma per me Novellino gli ha detto qualcosa del tipo ritorna, cioè no, rimani lì, e gli ha detto rimettiti la pettorina. Si rimette la pettorina Ferrari, Si rimette la pettorina Ferrari. Rimane in campo Granoce, Luppi. Non si sbilancia Novellino in questo finale di gara. Poteva buttare dentro anche Ferrari e invece decide di giocarsela così. In questo momento avrebbe potuto mettere Luppi sulla sinistra e tenere anche le due punte. Granoce tra l'altro è molto stanco. E comunque ci godiamo questi ultimi 9 minuti più recupero
palla per Di Cesare che avanza, lo scambio per Benali, da questi sulla destra per Zambelli, scarico in mezzo, la palla per Sodigna sulla destra, attenzione Sodigna, gioco come sempre fa lui, tiro da fuori, per fortuna tirato fortissimo ad uscire, cioè, da fermo Paolo è stato fermo, sì, e sì, ha saltato due uomini stando fermo, semplicemente sì, con sì, una finta di corpo, movimenti di corpo, tutto sì, questo è una sorta di elefante che si sì, muove da una parte, eccolo qua Ferrari, intanto Nicola Ferrari rientro in campo dopo un mese di stop e vediamo questi ultimi 10 minuti per lui e guardiamo chi esce, sarà Granoccio immagino. No. Esce Rubin, il numero Rubin. 33 Rubin, che è Rubin, esce Rubin, sì, quindi si prova, sposta, a vincerla, ci sta. Sposta Lupi a sinistra immagino. Sì, 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 ci prova a questo punto, Lupi a sinistra, Granoce e Ferrari in mezzo all'area. E Nardini se a arriva, destra. Se arriva un pallone in mezzo all'area c'è poco da ridere per il Brescia. Sì. Perché Granoce e Ferrari la pallina rimane lì. Granoce, Lupi, pallo su di lui, non fischiato. Sì. Bravo, bravo. Adesso invece Nasca che dà il vantaggio e poi fischia giustamente, bravo Nasca, metti giù la pallina, Bentivoglio, che la buttiamo in mezzo all'area dove abbiamo le nostre torri, salgono le torri dei gialli, Granoce, Ferrari, Marzorati, pochi altri perché gli altri sono tutti bassi, Tonucci al massimo, questo è un fallo, sì, questo era fallo, un fallo importante, tocco di molto Nizzetto, alta la difesa del Brescia, c'han sì, paura. Nizzetto la tocca per Schiavone e poi probabilmente la metterà in mezzo oppure la gioca. Nizzetto la mette bene in mezzo per Granoce. Il tocco per Luppi. Luppi. Calcio d'angolo, no. No, evitato da Zambelli. Bravo Zambelli che ha corso veramente tanto. Novellino sudatissimo. Si sta arrabbiando come un leone. Nizzetto la vuole mettere in mezzo all'area. Nizzetto ce la mette. Granoce la spizzata. Pallone fuori dai 16 metri, Denis Tonucci, ehi, una caduta, sì, fallo, plateale, fallo. Bravo Nizzetto però a trovarla questa, se è punizione, Zambelli ingenuo qui perché poteva farla scorrere e invece ha trovato un'ottima punizione, Nizzetto che si è buttato clamorosamente. Queste sono proprio le palle che un allenatore dice non fate quel non tipo fare di palle. Mica quel fallo lui, lì è tre dalla fine. Perché lui non può fatto, fare niente da quella situazione. E attenzione, perché c'è la barriera, c'è Sodigna che è un muro, non è una barriera, è praticamente un muro quello fatto da Sodigna. Intanto l'Italia ha vinto il terzo set. Avanti, 2-1, forza ragazze e forza gialli, palla messa in mezzo da sì, Schiavone, colpo di testa, parata di Arcari, mamma mia fuori gioco. Sembrava, sembrava ci fosse fuori gioco, era da solo, Granoce. Ma uno, quello lì lo può sbagliare? Cioè non il primo. Lo lasci forse a correre uno. Vediamo un po'. Guardiamo un po', fuori gioco che non c'è, assolutamente, non c'è, Arcari poi rinvia bene, attenzione, opa, che palla per il Modena, è da solo, però che bella azione di Nick Ferrari, si dimostra in palla Ferrari che poi perde pallone ma è partito fortissimo, attenzione in bambola e Brescia, ha tanta paura, adesso si spinge, fallo netto, fuori gioco l'ha fischiato. No, è stato fuori gioco. Però c'era il fallo. Sì, fallo c'era, però è venuto prima il fuori gioco. Peccato. Peccato, perché questa sarebbe stata un'azione, una punizione molto, dai, ragazzi, molto... 5 minuti di pressing ancora. Molto, dai, molto intrigante, come il croccante di Fiumalbo. Il croccante, ecco, intrigante. Ecco, se il croccante di Fiumalbo... facesse la scroccatina, se facesse una scroccatina lì sulla destra, secondo me è l'ora che vi sta facendo fare questi anche, paragoni, anche, vero? Buono Tonucci in uscita, ma nessuno che va a chiudere. Se sarebbe stato da chiudere, bella, scomparso nel secondo tempo, aveva ragione Gianluca Grassi quando si diceva Caracciolo, secondo me Caracciolo non c'è più in campo, speriamo che rimanga fuori, bravo, perché fine, se non la tocca è meglio, ascolta, tanto pallone. Sono venuti a mancare gli esterni nel Brescia, sì, proprio nel secondo tempo. Zambelli tutte e anche dall'altra parte, hanno fatto fatica proprio nel secondo, sì, sì, tempo, proprio vero, un calo fisico netto. Poi anche magari
palla lunga delle Brescia, l'azione di Caracciolo, l'avevamo chiamato, eccolo qua Caracciolo, difende da par suo il pallone, Sodigna, ecco Sodigna adesso verso il centro, Luppi va a pressare anche su di lui, poi ci va Schiavone, ancora Brescia in avanti, pallone che viene messo in mezzo, attenzione perché c'è largo sul secondo palo un giocatore delle rondinelle. Qui Tonucci l'ha tolta via bene. Bravo Tonucci, bravissimo Tonucci, Tanucci con... possiamo dire un ottimo esordio in questo viene secondo. Viene subito, questo è fuori gioco. Mamma mia, esatto, almeno. Come fa a non essere fuori gioco Zambelli? Zambelli che rimette in mezzo un pallone sul quale esce Pinsoglio. Mamma mia, rimane a terra un giocatore del Brescia. Pinsoglio. Pinsoglio se la prende, secondo me, col guardalinee perché era sì, fuori era gioco. Fuori gioco. Luppi, sulla sinistra. Davide, dai che siamo alla fine. Davide Luppi, punta il diretto avversario. Qui fa fatica perché non ne ha più. Fa fatica perché oggettivamente... È in difficoltà fisica, ma ha corso davvero come un pazzo. Grande condizione fisica di Luppi oggi. Mamma mia, 42esimo e 40 secondi, ha cominciato a sentire la stanchezza. Luppi si è dimostrato, se avevamo bisogno di capire se poteva essere la seconda punta per questo Modena, sì, lo è, va bene. Luppi c'è. No, Luppi è un gran lavoratore, forse il gol sarà ancora, secondo me, un po'... Un po' lontano da recepire, però dire, è un lavoratore incredibile. C'è da dire che quello che sta dicendo Enrico è, secondo me, ha proprio come conseguenza il fatto che non può essere lucidissimo in zona gol. Cioè lui si spende molto, forse quando si riuscirà, magari anche per merito di Novellino, a inquadrare un po' il suo ruolo, cioè a limitarne il lavoro, secondo me è un giocatore davvero che in Serie B ci sta tutto. Mi viene anche da dire che è arrivato con qualche anno di ritardo perché... sì. Poi ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè nel secondo tempo, secondo me è un giocatore che è di quantità, qui c'è rosso di per corsa Marzorati. Rosso per Marzorati, doppio giallo, giallo. D'altronde aveva già rischiato prima, adesso un'altra entrata da Tergo. Guardiamo, sì, aveva già rischiato moltissimo prima. Vediamo il rosso per cosa è arrivato, per Lino Marzorati e il rosso per di Nastro, ho visto che non ha praticamente protestato nessuno, sì, anche nel replay, anche insomma, il fallo netto. Sì, era da dare in qualsiasi modo. Sì, è un giallo netto quello di Marzorati, tra l'altro a metà campo che... Però se gli dai... Però Sodigna era andato via. Se gli dai Sodigna il fallo, fallo stare almeno per terra. Dicevo che Luppi non ha i movimenti della vera punta, però è un giocatore che quando prende palla lui vede la porta e va verso la porta. Perché attenzione, la palla deve andare... perché mancano, c'è il contropiede delle Modena con Nick Ferrari, si può appoggiare, va via Ferrari, non c'è nessuno, anzi sì, Schiavone, Nardini, Calapai in area, il tiro fuori, tiro di Calapai. Bellissimo contropiede dei gialli, ma che peccato. Bella interpretazione della gara da parte di Luca Calapai. Cambio. No, sì, vuole un cambio il mister, che cambia adesso e metterà su, secondo me, qualcuno dietro, perché non c'è centrale e quindi qualcuno bisognerà metterlo a questo punto. Attenzione, bravissimo, bravo Nizzetto. Bravissimo Nizzetto, una squadra che ha lo stesso carattere del mister, entra Manfrin. Per questi ultimi 5 minuti, Granoccia tiene palla, fallo, bravo Diablo Granoccia. Io credo che Luppi e Granoccia in assoluto, perché anche Granoccia, se andiamo a pensare a tutto il lavoro che ha fatto di copertura dei palloni, nel far salire la squadra, è un lavoro sfiancante, non da finalizzatore, ma sicuramente un po' da raccordo del gioco d'attacco del Modena. Hanno sbagliato un po' i tempi sia Nardini che Calapai lì, perché uno doveva stare largo, uno doveva stare in centro. Allora se tu stai largo, metti la palla ferma, vedi dove sono i tuoi compagni e puoi mettere dentro una palla. Bravo Davide Luppi, entra Manfrin, esce Luppi, stremato ma neanche tanto, potrebbe anche fare un 400 metri adesso. Tanta roba Davide Luppi, bene così. 46esimo, siamo a 2 minuti dalla fine. Brescia che ha la possibilità di ripartire, Nardini che va in chiusura su Scaglia, Inardo che pressa, Nicola Ferrari a centrocampo, giro palla del Brescia, cerca l'imbucata, no, il Brescia gioca sulla destra, ancora per Zambelli, c'è Nizzetto su di lui, Zambelli che tiene il pallone, lo scarico questa volta dietro, Sodigna scarica il pallone in mezzo all'area, mamma mia che paura,
si arrabbia tantissimo dall'altra parte. Benali, mi sembra, voleva il pallone, e intanto invece Pissoli era andato a un rinvio lungo. Se non addirittura Scaglia, poteva forse essere. Scaglia, sì, Scaglia. Reclamava la palla sul secondo palo, mentre invece Sodigna ha cercato il taglio il per taglio Caracciolo. Centrale. Ancora Sodigna, questo con i piedi fa quello che vuole. Zambelli ne ha ancora su di lui, in chiusura. Martinelli, niente da dire, Ottimo secondo tempo di Martinelli lì dietro, Ottimo, bella che numero di Nick Ferrari, Cenardo che corre, Ferrari che tiene troppo la palla, poi la scarica per un giocatore del Brescia. Ma Dalla Nardini che va dentro, bravo in chiusura ancora Martinelli, se non sbaglio, ha fischiato l'arbitro perché c'è un fuorigioco. Iacconi diventa una furia. Iacconi una belva. Sì, una belva, Ivo Iacconi in... Però Nasca, devo dire, ha arbitrato bene, mi è piaciuto perché si è visto poco, ha arbitrato bene, rosso a Marzorati che ci sta, Novellino che chiama i suoi avanti, mancano 10 secondi alla fine, ma chi è che ha tirato questa palla? Tira fuori? No, ma sei impazzito? Ha tirato il pallone fuori, ha pensato di giocarsi così l'ultimo pallone, siamo a 10 secondi dalla fine, l'arbitro che dovrebbe fischiare in questo istante non lo fa, continua a giocare il Brescia. Granoce corre fino all'ultimo, che giocatore Pablo Granoce, che lottatore, prende una gran botta sugli addominali, una gran pallonata, rimane fuori dal campo gli a terra, addominali bassi forse, sì. fischia alla fine Nasca, buttano via la palla i giocatori del Brescia, pareggio delle Modena 1-1. Rimane a terra Granoce, speriamo non sia nulla, forse ha preso la pallonata negli addominali e ti toglie il fiato in quel momento, una pallonata di quel tipo, e secondo me rimane a terra, è un Modena tutto cuore questo, che ha fatto secondo me un secondo tempo importante. Chiamiamo Andrea Lolli e chiedo subito a voi... Dal primo al secondo tempo, Gianluca. Sì, no, sicuramente un buon punto per come si era messa la partita. Un Modena che è riuscito, anche se in ritardo, perché dobbiamo essere sinceri, è vero che la squadra e i gialloblu hanno svoltato dal secondo, cioè dal primo al secondo tempo. È anche vero che nel primo tempo, specie il primo quarto d'ora, proprio la squadra ci ha capito poco. Lì Novellino dovrà anche magari ripensare un pochettino a come aveva schierato forzatamente la squadra, perché l'abbiamo detto, stasera mancava un'altra squadra al Modena, quindi forse non si poteva fare diversamente, però è un Modena che a me è piaciuto per la reazione, per il carattere, per la voglia di fare, perché abbiamo visto anche in giocatori che avevamo criticato pure nel primo tempo, penso a Rubin, penso a Nizzetto, abbiamo visto finalmente nel secondo una squadra che ha deciso di riprendere in mano la partita. Io credo che quando il Modena gioca la partita e la vuole fare, in questa Serie B non siano tantissime le squadre che riescono a tenere a bada i gialloblu. Davanti, e qui chiudo, prova straordinaria di Luppi e di Granoce. È davvero, davvero, secondo me, in assoluto i migliori in campo. Andiamo a sentire Andrea Lolli. Dove sei andato, Andre? Sei in discoteca? Perfetto. Caduto. Beh, Lolli ha un po' questa, diciamo, è un po' una sua peculiarità, di farsi chiamare e poi far cadere la linea. No, ma non ci ha detto che è andato, probabilmente si è trasferito fuori dal Bravia. Quando non hai il panino in bocca, altrimenti mangia il panino e non si capisce. Vediamo se adesso lo ritroviamo, il buon Andrea Lolli. Adesso riproviamo, se no Enzo andiamo con uno degli altri due dei nostri inviati. Enrico. Il Modena, devo dire la verità, dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra, quella che ha proposto stasera in virtù del fatto di avere delle difficoltà, e questa rosa di giocatori, perché secondo me stasera non c'è niente da dire, hanno giocato una partita tutta cuore, specialmente diciamo nel secondo tempo. C'è stato solo quel quarto d'ora lì, ma il quarto d'ora è figlio di quel gol preso in modo rocambolesco, dove il Modena, secondo me, come diceva Tommaso prima, è andato in campo un po'
un po' sulle punte, un po' in ciabatte. Sentiamo Harry se stavolta ci fa, ci ascolta il nostro Andrea. Ci sei, Andrea? Adesso sento, Paolo. Grande Lillo, ma cosa combini con quel telefono? No, prima ero sotto i ripetitori uscendo dallo stadio con l'inno sparato. Ma il Braglia Cantra e tutto il resto? Esatto. Senti, Modena che nel secondo tempo ha oggettivamente cambiato marcia, ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, ha fatto vedere che questa è una squadra che ha davvero gli attributi. Sì, non era semplice, è stata una partita dove la squadra è andata increscendo sempre di più, ha finito con più benzina del Brescia, non è la prima volta che il Modena finisce con più benzina dell'avversario, peccato l'espulsione di Mazzarati, però non è stata una gara che è condizionata purtroppo da quel gol iniziale, altrimenti credo che la vittoria sarebbe potuta anche arrivare nonostante le tante assenze. Senti, il migliore secondo te? Il migliore per quantità ma anche per qualità secondo me è Luppi. Tanta roba Luppi là davanti, ha dato davvero l'impressione di poter dare un cambio di marcia a tutta la squadra. Esatto, poi chissà che l'occasione del gol non abbia sbloccato anche Rubin che è sembrato un altro giocatore da lì in avanti, sempre propositivo, tante azioni, tanti inserimenti fino sul fondo, speriamo che possa essere l'inizio del suo campionato vero. Speriamo. Domande da studio per il buon Lolli, vai pure Henry. No, dicevo che secondo il mio punto di vista, Andrea, bisogna essere orgogliosi di questa squadra perché hanno dato tutto quello che c'era da dare e secondo me se c'era un po' di fortuna si iniziava forse anche a rischiare qualcosa anche a 20 minuti dalla fine, sicuramente si poteva arrivare anche a fare l'altro gollettino perché il Modena, come hai detto te, ha dimostrato di avere qualcosa in più. Secondo me si poteva rischiare qualcosa. Di sicuro è una squadra che non si scoraggia sempre ben idea di quello che deve fare, di sicuro non ha rubato niente, se così vogliamo dire, in questo inizio di campionato si è dovuto guadagnare tutto quello che ha avuto e penso che come è successo l'anno scorso, come è successo poi anche spesso nelle stagioni a crescere durante l'arco del campionato, specialmente nel giro di ritorno, e se la classifica rimane questa si continua ad alimentare, non si scende come si è scesi nel finale dello scorso girone d'andata della scorsa stagione, penso che si possa fare davvero bene. Volevo sì. Chiederti questo, io devo dire la verità, quando sotto pressione Tonucci mi è piaciuto molto, sì, meno quando c'è da impostare o da mettersi in certe posizioni, ma è un giocatore che secondo me il Modena ha fatto molto bene. Sì, sì, è stato sicuramente positivo in questa prima gara, non ha strafatto, ha fatto il suo, ha controllato i giocatori che talvolta si sono presentati dalle sue parti, è sicuramente un giocatore di categoria, avevo già detto più volte nelle nostre discussioni telefoniche con Paolo che era uno svincolato, era tuo uomo, la differenza in Serie B, può costituire adesso anche a questo punto un terzetto con a seconda della disponibilità Mazzarati, Cionic e Zoboli per passare appunto alla difesa 3 e per giocarsi in maniera anche più propositiva con Rubin e magari Calapal che se spingono come hanno spinto in questo secondo tempo possono sicuramente fare un modulo di questo tipo dall'inizio alla fine. Calapai mi faceva notare giustamente, Gianluca, dimmelo pure tu. No, cioè io prima ho detto Granocce e Luppi, sì. Però stasera credo che Calapai abbia davvero giocato una gran quantità di palloni e sempre nel modo giusto, cioè ha interpretato il ruolo di laterale destro come meglio non avrebbe potuto fare. Allora, Novellino aveva già detto nelle scorse settimane che è un giocatore che fa cose straordinarie nella mente, poi sente molto la partita. In fase offensiva spesso ha fatto bene, ha faticato a volte quando ha dovuto giocare maggiormente in fase difensiva, specialmente la terzina della difesa 4, dovendo contenere gli esterni offensivi avversari, però in un 3-5-2 dove comunque c'è una difesa 3 che ti copre tutto, secondo me può essere un giocatore che può fare ottime cose. Bene così, Andrea, vai pure in sala stampa, leggeremo tutto quello che ci scrivi su Parlando di Sport come sempre.
Ok. Ciao, buona serata. Andiamo a sentire anche Matteo Migliori. Effettivamente, Tom, Calapai si sta crescendo tanto. Sta crescendo tanto anche rispetto all'anno scorso. Sì, bravo. Rispetto all'anno scorso era un giocatore che si vedeva che era proprio timido anche nella giocata. Temeva proprio l'avversario diretto. Invece, in questo caso, soprattutto stasera, non ha subito praticamente niente dalla sua fascia ed è stato anzi molto propositivo con Osushi anche nel primo tempo. È stato molto aiutato che da sicuramente positivo. Purtroppo, l'abbiamo detto, la partita quest'oggi è stata compromessa dai primi 5 minuti, quando abbiamo subito quel gol su una disattenzione, diciamolo, difensiva e di conseguenza abbiamo visto un Brescia che ha fatto grande pressing nel secondo tempo, era palesemente stanco e di conseguenza il Modena è riuscito a fare una partita importante con i denti e con le unghie. La partita è nata lì. Ci è mancata solo la vittoria, diciamolo. Se avessimo fatto il secondo...